benvenuti a Funclea. Questa serata si chiama Funclea Acoustic Festival ed è organizzata da noi stessi cantautori che ci siamo messi in mente di contrastare il fenomeno Sanremo. Quindi comincerei con ringraziare della sua presenza Dino Pillatico di Repubblica. Un applauso. Giovanni Vacca, critico del Manifesto e Blow Up. Poi abbiamo Ilario Pisano e Fabrizio Allegrini di saltinaria.it. Poi abbiamo Giorgio Pezzanera, direttore di Foyer. Grazie per essere qui. E ultimo, dulcis in fundo, il nostro grande Massimo Sannella, giornalista e critico di mescalina.it. Festival, musica d'autore, è quasi finita la serata, l'ultimo gruppo che si è esibito sono i Neon 04. Eccoci qua, ciao, buonasera a tutti. Che siamo... mi scappa sta cosa, ma bisogna dirlo che hanno vinto, pare che abbiano vinto la serata. Così dicono, così dicono. Simone, la descrizione, la stampa. Non sono neanche voci di corridoio, sono proprio di scale. Non sali e scendi di voci proprio, crescendo. A parte tutto ci fa piacere comunque essere stato qui insieme a tutti, tutti bravi, quindi è sempre una bella esperienza. Quando si parla di musica d'autore è sempre bello esserci, è bello scambiarsi. È bello, perché poi comunque la musica serve per raccontare un po' la vita di ognuno, insomma, almeno io scrivo canzoni per raccontare quello che faccio io dalla mattina quando mi alzo alla sera quando vado a dormire. È il modo per esprimere, una forma di comunicazione, secondo me è la mia forma di comunicazione. Come mai il nome Neon 04? Domanda molto originale, però. Beh, però ci sta tutta. Ce la fanno sempre. Nonostante siamo in 204, diciamo che è un po' una cosa complicata. Comunque, diciamo, Neon viene dal. Proprio dalla luce. Neon. Noi siamo nati a Roma, siamo di Roma, e il neon secondo noi è un po' la luce che descrive la città. Una luce un po' buia, un po' fredda, che però è attraverso tutta la città, perché girando solo luce al neon si può dire di notte, quindi ci regala quelle sensazioni là. 04 ci siamo fatti un po', tra virgolette, un regalo, perché è quello della rinascita del nostro gruppo. Siccome quest'anno abbiamo cominciato a lanciare il nostro singolo, allora abbiamo cambiato, abbiamo allungato il nome da Neon a Neon 04 come segno. Un omaggio. Che singolo è? Cosa? Il singolo? Il singolo l'ha presentato questa sera in versione acustica, La pioggia è scesa, e si può comprare, scaricare su tutti gli store digitali, compreso iTunes, e tramite la nostra etichetta distributrice che è Banana Records. Universo, esatto, che sarebbe la label, diciamo, su internet, quindi esclusivamente su internet. Poi c'è il nostro sito neon04.com con tutti i riferimenti, tutte le varie informazioni anche per i prossimi spettacoli, insomma, live, sono tutte le varie info, diciamo che un anno ci facciamo pubblicità, non si può, la tua voce è veramente molto bella e particolare, hai dei miti di riferimento? Oddio, ne ho uno, ma è troppo mito, quindi Mick Jagger è esagerato, quindi meglio non dire, diciamo Pupo. No, era voce, sempre prende il giro. No. Senti, avete visto il festival di Sanremo? Sì. Siamo di quei pochi che dicono sì e l'hanno visto. E la gente, no, io non ho visto niente, poi invece scopri che l'hanno visto. Diciamo che è un po' per deformazione professionale, io la qualità delle canzoni, sinceramente, al di là dello spettacolo, può essere più o meno piacevole. A mio parere si tende sempre molto a scadere, nel senso si dà poco spazio alla vera musica d'autore, come è stato sempre questa sera. Ora non perché dobbiamo esserci noi, ma sono tante realtà emergenti che probabilmente avrebbero bisogno di spazio. Spesso e volentieri il festival non lo dà. Da spazio ad altre situazioni, anche da dire, che vanno al di là della bravura o delle capacità artistiche, secondo me. Per cui, insomma, a livello artistico non mi ha entusiasmato, come difficilmente mi entusiasma, insomma, poche cose. Io invece dico che il festival come canzoni non mi è piaciuto più di tanto, però è stato veramente eccezionale Paolo Bonolis, pazzesco. Secondo me non è un uomo, è una macchina, perché non puoi tenere quei ritmi dalle note
9 che inizia il festival fino all'1, pure più tardi, la mattina dopo per le conferenze stampa, è eccezionale veramente, è stato formidabile. E valida anche la spalla Laurenti su cui avevo dei dubbi, invece ti è piaciuto? Mi è piaciuto. Siete fratelli, parenti? No, siamo semplicemente amici. Come vi siete conosciuti? Siamo conosciuti i tanti provini che vengono fatti da cover band e abbiamo iniziato a suonare con un trio acustico, eravamo chitarra, basso e voce, facciamo rock italiano in generale, poi il bassista si è andato via, siamo rimasti chitarra e voce, lui ha fatto insieme le canzoni. Addirittura poco prima di uno spettacolo ci ha abbandonato. Poco prima di uno spettacolo, questo è un trauma, ma noi abbiamo resistito e da lì abbiamo cominciato a provare a portare avanti la nostra musica, lui ha fatto insieme le canzoni. A me mi hanno colpito come colpiscono poi tutti, cioè, a me ha colpito lui questo modo di suonare, lavoriamo in tanto, inizialmente lui magari lavora più sulla radice del brano, quindi la composizione, il testo e la musica, poi ci vediamo, cominciamo a lavorare sull'armonia, io aggiusto un po' il tiro, ci consultiamo anche sul testo, la melodia, è uno scambio, un continuo scambio, fino a che arrivare appunto a un prodotto sia acustico che completo da band. Okay. Un saluto ai lettori di saltinaire.it e ai migliori di lettori. Un saluto a tutti, ci vediamo presto. Tutto uno per uno, certo. Sono tutti, veniamo a salutare Aldo, Andrea, poi basta, Giovanni. Ciao, già la zia, ammazza, stai parlando Giovanni e Giovanni. Senza saperlo. Ciao, grazie. Ciao a tutti, grazie. Sono un po' debole, vorrei dormire, ma questo è un giorno difficile, così terribile che devo uscire.